Buonasera gentili telespettatori e benvenuti come sempre all'appuntamento del martedì sera con Raccontami di te negli studi qui televisivi di Torino Web TV, che ricordo essere la prima televisione italiana sul web. A Raccontami di te questa sera l'ospite non sarà un attore famoso, un campione olimpico, né tantomeno uno chef stellato, ma bensì una persona comune, un ragazzo la cui storia ha sicuramente segnato la sua adolescenza. È una storia che è talmente speciale, talmente importante e soprattutto lodevole, che ha ricevuto addirittura una onorificenza dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché nel 2019 è stato insignito di Alfiere della Repubblica. E noi questa sera vogliamo, attraverso la sua parola, raccontare la sua storia. Lui è David Fabbri. Buonasera David e benvenuto a Raccontami di te. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te David. Io ho voluto invitarti ad una trasmissione come la nostra, dove sono passati ovviamente tantissimi personaggi, diciamo così, dello spettacolo, dello sport, passami il termine anche un po' leggeri, ma io ho quando appunto ho letto della tua storia, ho voluto appunto averti ospite perché tu, attraverso la tua storia, attraverso la tua battaglia che hai combattuto, che è stata la battaglia contro la lotta al bullismo, che in parte hai vinto personalmente, diciamo che è una battaglia, un argomento che potrebbe, e lo scopo poi tuo è proprio quello, può aiutare tantissimi ragazzi che ad oggi sono proprio, diciamo così, colpiti da questa piaga sociale che è sempre più grande, che è sempre più forte e che, di cui spesso non si parla, giusto? Giusto, giustissimo. Ecco, e quindi insomma averti qui stasera insomma mi fa moltissimo piacere. Senti, allora David, tu sei veramente un ragazzo molto giovane, però hai veramente una storia importante alle spalle. Tu sei nato nella tua bellissima Toscana e da piccolo hai vissuto la tua infanzia in che paese? Io ho fatto un bel giro durante la mia Ok, infanzia. Non sono stato mai fermo, diciamo. ce lo racconti il tuo giro, da dove è partito? Sì. Sono partito. Allora, sono nato a Bagnarripoli, a Firenze, e non ho però vissuto lì. E ho fatto un po' il giro un po' di tutti i paesi del Mugello. Ho vissuto un po' a Borgo San Lorenzo, a Luco, a Scarperia, a Vicchio. Insomma, sei stato un turista sin da piccolo, no? Un girovago sin da piccolo. Sì, si può dire così. Beh, sicuramente girare e comunque vedere tante cose è importante, no? Anche a livello culturale, sicuramente avrai dei bellissimi ricordi di questi paesi. Eh sì, assolutamente, perché ognuno di questi paesi è unico e è bello a modo suo. Certo. E è bello vedere come ognuno di questi paesi ha la sua storia e anche la sua arte, la sua struttura, come si può dire. E certo, il suo patrimonio È culturale. l'arte, Senti, il suo allora, patrimonio culturale. assolutamente importante, poi sappiamo che la Toscana, ma così come tutta l'Italia, veramente, sono uniche al mondo. Io la definisco così, l'Italia è un paese unico al mondo. Solo noi abbiamo tutte le meraviglie insieme, e soprattutto in Toscana, nella tua bella regione. Allora, però, la tua vita purtroppo inizia sin dalla breve età con delle grandissime difficoltà, no? Perché arrivato alle scuole elementari si sono presentati dei problemi, giusto? Giusto.
Purtroppo è iniziato tutto in terza elementare, sì. Quando mi sono trasferito in una nuova scuola, appunto nel mio viaggio nel trasferirmi da un posto a un altro, mi sono trasferito in una nuova scuola. E fin da subito sono stato un po' preso di mira, sono diventato un bersaglio. Il motivo sarà perché ero un po' secchione o perché portavo il computer essendo DSA, essendo dislessico, devo portare il computer come strumento per rimanere al passo con gli altri in delle lezioni. E non so, sarà stato preso come un simbolo di diversità, non so. Il fatto sta che sono diventato un bersaglio e questi fatti si sono fatti sempre più gravi e si sono trasformati in aggressioni. Certo. Che tipo di aggressioni? Si parte dalle cose classiche, mi prendevano in giro, però queste cose sono diventate sempre più gravi. Hanno iniziato addirittura a rompermi questi PC che mi servivano appunto per stare al passo con le lezioni. O nelle ore della palestra mi portavano le scarpe e me le portavano in bagno e me le mettevano nello scarico e lo tiravano. O mi Incredibile. tiravano giù i pantaloni, o mi spezzavano le matite perché tanto secondo loro non mi servivano, appunto mi portavo il computer. Mi seguivano fuori da scuola e mi buttavano giù e mi passavano sopra direttamente. Senti, erano in tanti, era un gruppo ben definito. Sì, era un gruppo ben definito, era la mia classe. Nella mia classe erano più o meno tutti i maschi, al di fuori, diciamo, di pochi che si astenevano. Che astenersi non ti rende meno colpevole, purtroppo. Perché comunque non stai facendo niente per evitare che quella vittima non subisca niente, stai solamente guardando e stai contribuendo facendo da spettatore. Certo, senza muovere un dito nei tuoi confronti o senza difenderti, perché nessuno ti ha mai difeso, quindi. Permettimi Esatto. E andando avanti di nel dirti tempo. una cosa, ma ascolta, ma e le insegnanti come si ponevano in tutto questo? Te lo devo chiedere perché la Sì. scuola, voglio dire, noi affidiamo, no? I nostri figli alla scuola. Purtroppo il mio caso è stato uno dei casi sfortunati, perché non tutte le scuole sono così, ma nel mio caso erano un po' sminuenti, la scuola era un po' sminuiva tutto. Quindi io ho cercato di... gli insegnanti e tutti quanti sminuivano tutto. Certo. E quindi anche quando i miei genitori si sono stancati e hanno deciso di contattare tutti, insegnanti, professori, genitori di tutti, sono stati presi solamente come delle persone esagerate che stanno gonfiando tutto e stanno esagerando. E quindi stavano tutti sminuendo con la situazione completamente e cercavano di insabbiare tutto completamente. E dire non è successo niente di che. Non bisogna farne chissà quale grande situazione. Ahimè, purtroppo, con quale danno poi che è venuto a crearsi. Dopodiché, vai pure avanti nella tua narrazione. Sì, dicevo, dopodiché, negli anni, crescendo, è arrivato il cellulare. E con il cellulare è arrivato il cyberbullismo. Che cos'è il cyberbullismo? È il bullismo elettronico, quello che utilizza la rete, internet. E è il bullismo un po' più grave, perché va bene che non è fisico, però il bullo
è più sicuro di sé perché ha la barriera dello schermo. E avendo lo schermo come barriera, tende ad avere molta più sicurezza e questo lo porta ad alzare il livello della sua aggressione. E appunto, nel mio caso, le offese piano piano si sono trasformate in, diciamo, incitazioni al suicidio. Mamma mia. Appunto, all'inizio le offese si potevano prendere anche come stupidaggini, però, nel tempo si sono trasformati da David, sei stupido, a David, ammazzati perché sei inutile e non devi venire a scuola perché ti devi ammazzare prima. Incredibile. Incredibile Perché come non serve a possono nessuno. esserci. Certo, come possono esserci dei ragazzi che abbiano una cattiveria in corpo così assurda? Sicuramente una mancanza anche di una famiglia alle spalle, sicuramente, e non solo, poi ovviamente. Non solo. Ognuno ha la sua storia. E appunto il cellulare aiutava anche perché avendo i gruppi di classe si incitavano a vicenda. Dopo aver inviato suddetti messaggi, si incitavano e dicevano no, non basta perché con questo messaggio lui non si ammazza, dovete essere più cattivi. Perché lui se no domani viene a scuola. Lui si deve ammazzare. Ragazzi, dovete essere più cattivi, dovete essere più aggressivi. E voi altri non azzardatevi a difenderlo. Certo, c'erano anche questi ricatti nei confronti di chi in qualche modo magari non avrebbe voluto arrivare a tal punto. Perché chiunque provasse a difenderlo, tra virgolette, difendermi, cioè, va bene che non c'era comunque il tentativo, non c'è mai stato da parte di Purtroppo, nessuno. certo. Però anche se ci Sarà fosse stato stato per una laurea. qualcuno, certamente sarebbe stato poco incentivato a farlo, diciamo così, per non usare un'altra terminologia. Senti, so che Sì, nelle magari. medie, io adesso salto, ma so che nelle medie comunque c'è stato anche un atto gravissimo nei tuoi confronti, ho letto in palestra. Ce lo vuoi Perché tutti raccontare questi brevemente? comportamenti. Sì. Tutti questi comportamenti sono sfociati in palestra il giorno fatidico dell'atto più grave, in cui questo gruppo di ragazzi mi ha preso da una parte durante l'ora di ginnastica e ha deciso di pestarmi mentre tutti gli altri mi stavano a guardare e nessuno ha deciso di alzare un dito. Ed è stata la cosa più brutta che mi sia mai successa, perché nessuno ha deciso né di chiamare aiuto né di fare niente. Eppure c'era anche il vantaggio numerico, cioè erano tanti i ragazzi che stavano a guardare. In confronto a quelli che erano lì a pestarmi. Certo, di solito poi viaggiano sempre in gruppo per sentirsi più forti, perché se fossero presi singolarmente forse sarebbero veramente il nulla. Invece così loro si fanno forti del numero, no? Sì. È sempre così. I ragazzi. Infatti, di solito quando visti singolarmente non sono più così coraggiosi, ma quando iniziano a fare gruppo, allora si incitano a vicenda, iniziano a fare più i grossi e iniziano ad avere un po' più quella spavalderia e quel coraggio che normalmente non avrebbero. Certo, senti, da lì c'è stata una vera e propria svolta e della tua svolta io però ne voglio parlare subito dopo lo spot pubblicitario che dura veramente pochissimo e dopodiché ritorniamo da quello che è poi stato il tuo riscatto, no? In questa battaglia terribile.
Scarica gratis l'app di Torino Web TV. Rimani sempre aggiornato sulle nostre dirette. E non solo. Torino Web TV. Torino nel mondo, il mondo a Torino. Eccoci, come promesso, David, siamo di nuovo collegati a raccontare la tua storia, così, voglio dire, significativa, così veramente anche dura, se vogliamo, nel suo aspetto di lotta contro il bullismo. Senti, allora, David, da questo momento così terribile che tu hai dovuto subire dalla malvagità di questo gruppo terribile, che cosa è successo? Tu dopo in che modo hai avuto la possibilità di riscattarti? Allora, è partito tutto durante il primo anno delle superiori. Mi ero finalmente liberato di tutta questa situazione del bullismo, mi ero finalmente separato da tutto perché avevo deciso che alle superiori sarei andato proprio completamente da un'altra parte rispetto a tutti quanti quelli che erano i miei vecchi compagni. Quindi ho preso e sono andato proprio a Firenze, che è la città, invece di rimanere nel Mugello, che è il posto in cui, la zona in cui ho vissuto sempre. E nella scuola in cui sono andato hanno tenuto un concorso. Questo concorso consisteva nel creare un cortometraggio di circa un quarto d'ora, 15 minuti, sul tema della giustizia. E decisi di farlo sulla mia storia, sul bullismo, e vinsi questo concorso. E questo è stato, diciamo, il primo passo verso l'inizio di questa mia lotta contro il bullismo. Certo, in questo cortometraggio che cosa hai narrato, diciamo? Quali sono le immagini che tu hai deciso di, voglio dire, di montare, no? Per realizzarlo? Allora, dato che questo era un cortometraggio, era un filmato corto, avevo deciso di attenermi di più al tema del concorso rispetto che alla mia storia, e quindi ho deciso di attenermi di più al generale, a fare in modo che passasse di più il messaggio della giustizia rispetto alla mia storia in modo dettagliato, e quindi ho preso di più scene generali sempre della mia storia e ho riassunto e tagliato tutto, diciamo. Quindi ho fatto in modo che, diciamo, tutto avvenisse in un lasso di tempo molto più corto e che finisse bene, per fare in modo che il tema della giustizia si concludesse in modo positivo. Ecco, quando hai vinto il premio, qual è stato il tuo primo pensiero? Il mio primo pensiero è stato: wow, non me lo immaginavo. Allora vuol dire che la mia storia significa qualcosa. E quindi da lì ho deciso di prendere, diciamo, quello che avevo preso come copione per il cortometraggio e completarlo un po' sotto forma un po' di diario dei miei pensieri di quel periodo e pubblicarlo come mio libro, sempre con lo stesso titolo. Ecco, ci dici il titolo sia del cortometraggio che del libro?
Scusi, non l'ho sentita, è saltato l'audio. Ah no, scusa, sì, perché ci sono qualche problema di collegamento, infatti c'è questo ritardo proprio dovuto ai collegamenti. No, volevo chiederti il titolo, sia del cortometraggio, ovviamente, del libro. Sì, entrambi sono intitolati L'idea e il L'idea. libro, in modo più completo, si intitola L'idea con no al buddismo. Volevi proprio significare qual era, voglio dire, l'argomento, no? Volevi proprio centrarlo. Senti, tutto questo è successo in che anno? Nel 2018. Nel 2018. E poi invece, insomma, dopo questo grande, diciamo così, successo per te, insomma, il 2019 è stato caratterizzato. Adesso intanto vedremo appunto delle foto che mi hai mandato e che immagino per te siano molto significative, no? Ma appunto stavo dicendo che nel 2019 invece ricevi poi l'ordine di beneficenza di cui parleremo attraverso le foto tra pochissimo. Questa foto qua che cos'è per te? Che significato ha? Mi senti? Ah, sì, Sì. questo sì, la sento. Questa è stato quando mi hanno nominato Magnifico Messere Calcianti del calcio storico fiorentino. Ecco, ci spieghi che È figura è, stato che veramente. premio è? Noi che non siamo toscani, ovviamente, ci vede tutta Italia per fortuna, ci vedono anche tanti toscani sicuramente questa sera, ma noi che non siamo, insomma, di quelle parti, vogliamo sapere che premio è, che onorificenza è questa. Allora, il Magnifico Messere è il titolo che viene dato a una persona specifica e a cui poi viene dedicata una partita del calcio storico fiorentino. E questo è il nome di questa persona, viene, diciamo, conservato. Bello, molto bello. Allora, prossime foto che io so già, perché ho già visto, insomma, qui sei in una posa con il famoso conduttore televisivo, autore Maurizio Costanzo, perché ti ha voluto ospite, come ti abbiamo voluto noi, al suo Maurizio Costanzo Show, giusto? Sì, giusto. Raccontami un po' È l'emozione di stata. andare in una trasmissione, insomma, così famosa. È stata la mia esperienza di quel calibro e in più è stata a sorpresa. È stata a sorpresa e non sapevo neanche chi altro ci sarebbe stato. Anzi, non mi è stato detto neanche che ci sarebbero state altre persone. Quindi io pensavo di essere lì da solo normalmente, quindi ero anche più tranquillo. E invece, E invece sono entrato lì e mi è passato davanti Lino Banfi. Sono rimasto impietrito e da lì sono stato una statua di marmo per il resto della serata praticamente. beh, certo, l'emozione comunque sicuramente di essere di fianco a grandi personaggi e poi essere intervistato da Maurizio Costanzo, sicuramente avrai raccontato la tua storia, no? Sì. Certo, è stata sicuramente una grande emozione, ma la più grande emozione sicuramente che hai ricevuto è stato nel momento in cui, insomma, ti è stato consegnato dal presidente Sergio Mattarella, insomma, questa cosa qui, no? Raccontami quando hai saputo, di questa cosa. Eccoti qua. Sì. Quando sono stato nominato alfiere della Repubblica. Certo. Il modo in cui l'ho saputo, anche questo è stato buffo, perché mi hanno telefonato a casa, al telefono fisso, ed era un giornalista che mi chiede come ci si sente ad essere stati nominati alfiere della Repubblica? E io,
E tu sei cascato dal quando? pero. Perché? Che cosa? Non lo Che sapevi cosa? ancora neanche tu. Ma Non lo sapevo neanche io. Sì, che è quindi. stata una sorpresa ancora prima che me lo dicessero ufficialmente. Erano Ti hanno pronti a poi intervistarmi. telefonato ovviamente, no? Ti hanno poi ovviamente Sì. telefonato, no? Dal Quirinale, ci mancherebbe. In pratica mi doveva arrivare la lettera, ma dato che la mia casa è in un posto un po' disperso, è arrivata leggermente in ritardo, quindi è arrivata prima la chiamata. Certo, ovviamente. Senti, che emozione è stata, appunto, che emozione hai provato quando, insomma, il Presidente della Repubblica ti ha consegnato questo grande riconoscimento? E soprattutto cosa ti ha detto? Io sono curiosa. Ma anche lì è stata una grande emozione e un grande onore per me, perché ero insieme a tantissimi altri ragazzi di varie età, che ognuno aveva contribuito a modo suo in vari ambiti. E diciamo, sapere che anch'io ero considerato al pari loro, mi faceva veramente un grande piacere, mi faceva sentire che la mia battaglia non era inutile e che il mio messaggio stava arrivando davvero sempre a più Certo. Senti Davide, persone. dimmi, dimmi pure. E inoltre sono arrivato lì e mi sono pietrificato Di ulteriormente. nuovo. E beh, insomma, diciamo che non è, penso che sia una cosa che capiterebbe comunque e che capiti a tutti, perché trovarsi, insomma, davanti al Presidente della Repubblica è sicuramente Infatti, un'emozione grandissima, no? È anche un ricordo indelebile. se si nota dalle pr le prime foto, ero così pietrificato, mi sono dimenticato di alzare Così, il diploma che avevi in mano, no? Ma sicuramente Esatto. lui ha sicuramente compreso, anche perché penso Nelle foto che successive l'avevo. certo. Però nelle prime ero proprio Così. impietrito. Certo. E vabbè, dai, dai, E comunque quindi voglio l'avevo dire, proprio sulle gambe. è un'emozione grandissima e vorremmo viverla tutti, ma invece soltanto per le persone speciali come te. Senti, Davide, abbiamo ancora un minuto. Io vorrei che tu, appunto, così, in un minuto ci dicessi la tua missione. Qual è, in che modo tu puoi e vuoi aiutare i ragazzi che ad oggi purtroppo hanno a che fare con questo problema, con il bullismo, con questa piaga sociale così terribile. Io dico quello che dico sempre e che sempre dirò. Quando uno si accorge di essere vittima di bullismo o comunque si sente in difficoltà, qualsiasi difficoltà che sia, bisogna parlare, dirlo a qualcuno, chiunque esso sia. Bisogna parlare, parlare, mai tenersi niente dentro, niente. Perché alla fine il peso di tutto quello che ci teniamo dentro finirà per schiacciarci. Perché noi, le altre persone, e i nostri amici, i nostri conoscenti, quelli a cui importa di noi, possono condividere il nostro peso. E appunto, questo non sembrerà più così pesante, così schiacciante, così opprimente e ci permetterà di riuscire ad andare avanti ancora e non perdere la speranza.
Quindi parlarne, parlarne, parlarne. Senti, un'ultimissima cosa, ti chiedo se c'è qualche ragazzo in questo momento che ci sta vedendo. Può scriverti eventualmente, dovesse aver bisogno, magari vergognarsi di parlarne con le persone che lo circondano. Può rivolgersi a te? Assolutamente, su qualsiasi piattaforma social in cui io sono presente, su Instagram, su Facebook, io sono sempre disponibile a cercare di aiutare al mio meglio possibile. E chiunque ragazzo abbia, sia disposto a condividere i suoi problemi con me. Bene, Io bene. cercherò sempre di indirizzarli verso e di dare l'aiuto al meglio mio possibile. Certo. Io veramente, David Fabbri, ti ringrazio per essere stato mio ospite, per averci parlato così di quello che è stata la tua storia, così importante e così significativa per tantissimi ragazzi. Naturalmente, grazie per averci reso questa sera tutti quanti persone migliori, proprio grazie a quello che è stato il tuo intento. E io ringrazio tutti i miei telespettatori e naturalmente vi aspetto come sempre il martedì su Torino Web TV. Buonasera a tutti. David, io ti auguro veramente il meglio ed un futuro solare e sereno. Ciao, buona serata a tutti e grazie David, grazie. Grazie a voi.